Ragazzi, non ci posso credere! Incredibile! Finalmente di Flight o EASA o tutte e due, non ho ancora capito bene chi prende decisione in questa cosa. Comunque, entrambi hanno capito che stavano facendo qualcosa di irregolare, qualcosa che non faceva parte del nuovo regolamento europeo, ma era una cosa al di fuori delle regole. Quindi probabilmente, dato dal fatto di tutti noi youtuber con tutti i vostri commenti di protesta, di lamentele, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Anche in Italia avremo un codice univoco per tutti i nostri droni. Quindi ragazzi, questo QR code non servirà più, possiamo toglierlo e andare a mettere il nuovo codice operatore UAS, quindi questo codice che sarà uguale per tutti i droni, quindi ne stamperemo quanti ne vogliamo e lo andremo ad applicare su tutti i nostri droni e sui nostri radiocomandi. Quindi applicheremo questo codice che è gratuito, quindi non si paga, almeno che volessimo fare l'abbonamento annuo dove si paga 6 euro, ma per essere registrati come operatore, ragazzi, è gratuito. Quindi non dovremo più registrare ogni singolo drone, ma avremo solo la registrazione di noi stessi. Quindi una volta che ci siamo registrati come operatori UAS, abbiamo la possibilità di andare a stampare il nostro QR code con i nostri dati da applicare su ogni singolo drone, senza nessunissimo problema. E questo risolve, ragazzi, anche il problema di droni come questo, cioè droni low cost che non hanno tutti i codici che erano richiesti per la registrazione del singolo drone, perché comunque erano droni con marchio CE, quindi con la possibilità di essere venduti in Europa, ma non avevano tutti i codici necessari per la registrazione, quindi era impossibile registrarli. Adesso tutto questo non è più un problema, e io appunto avevo fatto il video qualche settimana fa in cui appunto mi lamentavo di questa cosa, in cui D-Flight insisteva nel voler fare registrare i droni, non dava la possibilità di registrare questi droni perché comunque non c'è la possibilità di registrare dal punto di vista dei codici, se non in maniera complicata scrivendo appunto di Flight, ma un casino esagerato, quando invece con il codice operatore UAS sarebbe stato tutto più semplice, perché comunque il codice operatore UAS lo andiamo a applicare sul nostro drone ed è un codice relativo a noi come persona, come pilota, quindi indipendentemente dal drone che stiamo utilizzando. Poi ovviamente le regole e diciamo quello che andremo a rispettare dal punto di vista del volo sarà dato dal fatto della tipologia di drone che stiamo usando, appunto se è un drone a 250 grammi, se è un drone sopra i 250 grammi, tutto questo è un altro discorso, ma questo era comunque indipendente dal fatto del QR code. Quindi ragazzi, finalmente ci siamo, era semplice, era davvero semplice, bastava solo ascoltare EASA e rispettare quello che era appunto le indicazioni del regolamento europeo e tutto sarebbe stato semplice, invece no, è stato un casino esagerato. Fino all'altro giorno, addirittura con l'aggiornamento fatto nel sito di Flight il 15 gennaio, cioè qualche giorno fa, quando io poi ho fatto anche un video in cui c'era stato sì l'aggiornamento del sito appunto per integrare le nuove regole da questo punto di vista, ma dove ancora era rimasto il discorso di pagare ogni singolo drone. Quindi da lì c'è stato un impatto mediatico esagerato, in cui anch'io ho fatto un video dedicato dove ancora mi lamentavo del fatto che sì, era stato aggiornato il tutto, ma si pagava ancora 6 euro a drone e in più si doveva registrare il drone, quindi tutta questa cosa che era fuori dalle regole, e dove anche tutti gli altri youtubers scandalizzati hanno fatto il loro video dedicato, dove tutti voi avete commentato sconcertati del fatto che D-Flight e ENAC continuassero nella loro idea di far registrare i singoli droni. Quindi ragazzi, dopo tutto questo e dopo tutto questo clamore creato, finalmente è stato tutto aggiornato e tutto è diventato quello che sarebbe dovuto essere dall'inizio, senza creare polemiche, senza creare confusione nelle teste delle persone che devono utilizzare questi droni per hobby. Quindi era semplice, era facile, sarebbe dovuto essere stato così dal 1° di gennaio, in cui D-Flight avrebbe dovuto pubblicare questa pagina che abbiamo adesso dal 1° di gennaio, e tutto sarebbe stato tranquillo. Invece no, siamo in Italia e dobbiamo sempre sempre complicare, essere diversi dagli altri, perché dobbiamo sempre farci vedere che siamo un po' strani, e in tutto questo ragazzi non ci smentiamo mai. Quindi ragazzi, non registrate più i vostri droni, registratevi solo come operatori UAS e siete pronti a volare. Ovviamente le regole rimangono dal punto di vista del volo: drone sotto i 250 grammi non serve nessun patentino, drone sopra i 250 grammi come questi serve il patentino. Il patentino lo fate nel sito ENAC,
Comunque, questa è un'altra storia. Quindi ragazzi, spero che questo video informativo, spero che sia l'ultimo di tutta questa serie di video, perché odio i video di questo tipo. A me piace andare a fare i test, piace provare i droni, piace collaudare le cose, piace costruire. Questi video, diciamo, burocratici non mi piacciono, ma li devo fare perché anch'io sono coinvolto come voi in tutta questa confusione creata da chi ci dirige dal punto di vista dei droni e non solo. Quindi ragazzi, spero che questo video informativo sia l'ultimo. Se è così ragazzi e vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, stampe 3D, posti dove vado a volare, quindi seguitemi anche lì, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte ragazzi, per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. E finalmente ragazzi siamo entrati nel regolamento europeo EASA. Ciao!